Sciocari! Benvenuti e bentornati, benvenuti ragazzi, bentornati a questo nuovissimo video. Oggi lunedì è proprio ieri, è finita la festa dell'unicorno e questo vuol dire solo una cosa, vabbè che già l'avete capito dai titoli che stanno qua sotto. Vuol dire che andremo soprattutto voi a votare i cosplay che ci sono stati alla festa dell'unicorno. Io semplicemente andrò sul profilo Instagram della festa dell'unicorno, nella sezione foto taggate dove la gente tagga la festa dell'unicorno, e lì andremo a commentare e votare io e anche voi nei commenti il cosplay più bello, cioè da 1 a 10. Quindi chi si meriterà il voto 10? Non lo so ragazzi, non lo so. E so solo che ci sono un botto di foto, ho dato un'occhiata così al volo per vedere se qualcuno aveva postato, quindi ci sono un botto di foto e quindi andiamole subito a votare, ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutte cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo a votare, reactionar, commentare, fa tutte le cose ai cosplay della festa dell'unicorno. Allora, siamo qui come potete vedere sulla pagina della festa dell'unicorno, ok? Quindi andiamo a subito, sto già nella sezione delle foto dove hanno taggato il festa dell'unicorno e scrolliamo fino a giù, oppure andiamo al contrario, ma andiamo al contrario dalle ultime pubblicate, queste sono reel, reactioneremo anche reel, ma non è questo il momento. Andiamo da loro. Allora, loro sono ultimo giorno, ok? Loro sono Jack e Sally, può essere che voto gli diamo? Ah, ecco, aspetta, questa è una compilation di foto. Aspetta. Voto complessivo, raga, perché non posso votare tutte le foto. Voto complessivo ai cosplay che stanno in questo set di foto. Allora, loro sono molto inquietanti. Steampunk, grande stile steampunk, Jack e Sally. Non so chi tu sei. Belle, molto molto belle. Bello, lui è molto bravo. L'ho visto dal vivo questo goblin, tanta roba ragazzi, tanta roba. E quindi ragazzi, voto complessivo, il dinosauro, voto complessivo per tutti loro ragazzi. Saliamo subito in alto con 8 e mezzo, andiamo avanti. Aspetta, 8 e mezzo, e gli metto pure like, gli metto. Andiamo avanti e ecco, sì, ok, andiamo avanti con lui, non so che personaggio sei, ma ti do un 7. Andiamo avanti. Questo è un reel, credo, o una foto, no, mi pare una foto. Molto realistico, posso dirlo, molto realistico. Non so se fa lo zoom, sì, lo fa lo zoom. Bello, lo scudo, cioè, è proprio fatto, cioè, pare molto accurato, pare. E quindi per conseguenza 8 e mezzo anche a voi. Ok, questo. Le Winx. Che voto diamo alle Winx, ragazzi? Che voto gli diamo alle Winx? Gli diamo un 7 a tutte e tre le Winx. Bello, bello, complimenti. Complimenti per le ali di Lucifero. Credo di aver visto qualche suo post nei post su Facebook. Credo che era lui, che ho visto tutte le piume così. Bello, mi piace molto. 9. Questo sei sempre tu con le ali piumate. Mi piace molto il tuo cosplay. Complimenti, confermo il 9. Poi ci sta lui, lei e quell'altro. Belli, complimenti. Devo dire, sta festa dell'unicorno, raga, te posso dire, tanta roba. A tutti loro gli diamo 8 e mezzo, a tutti loro, raga.
mi piace, complimenti. Poi loro, dao, loro sono proprio inquietanti, raga. Sono proprio inquietanti. La squadra di Silent Hill, siete molto inquietanti e di conseguenza vi meritate un 8 e mezzo. Tu non so che preso, la fata nera del bosco credo sia un original e quindi 9. Poi questa è sempre la fata nera del bosco, questa è sempre la fata nera. Questa è una collezione di foto, un fotoset col dinosauro. Questi cosplay, raga, che voti gli diamo? Gli diamo 7. Questa è sempre lei, credo che stanno tutti lì adesso. Aspetta, vediamo qualche altra foto. Allora, eccola. Lei col dinosauro, che voto gli possiamo dare a lei? Gli diamo un bel 8, ci sta 8, eh? Poi, questa è Bustino e donna di Fatina di Montenero. Può essere un original, non so se è un original, eh? E Fatina di Montenegro, io non ho mai sentito Fatina di Montenegro, te posso dire, me stai a coglionà, sei, però devo dire fatta bene, mi piace molto, ma secondo me sta a coglionà, sei, fatemelo sapere nei commenti se invece no, non mi ha coglionato, eh? Quindi andiamo avanti con loro, le elfe ballerine, bello, mi piace molto, posso dirlo, io se lo facevo stavo già in ortopedia e quindi di conseguenza 9, perché oltre a essere cosplay di elfi, un elfo, oltre che cosplay fanno pure il ballo e la pole dance, può essere pole dance, sì, può dire, raga, correggetemi se sbaglio nei commenti, però tanta roba, brave. Andiamo avanti, vediamo che altri cosplay ci sono. Che a te che voto ti do? Ti do 6, perché non ho capito che personaggio sei e quindi ti do 6. Tu invece sei molto inquietante con quel mascherone, 6 e mezzo. Pure i pagliacci vanno molto, posso dirlo, i pagliacci vanno molto, quindi 6 e mezzo anche per te. Poi vediamo, ci sono le Winx, sì, credo siano le Winx, brava, esatto, voto 7. Poi la ciurma di cappello di paglia, può essere Nami da dietro, Zoro. Beh, bello, il gufo mi piace più di tutti, devo dire, complimenti. E quindi che voto ti diamo? Ti diamo a tutti quanti 7 e mezzo. 7 e mezzo a tutti quanti. Poi a te che ridi e fai Avatar. Avatar, attenzione, Avatar. La cosplay cornuta che anche questa volta c'è, lì cornuti nel mio video non mancano mai, e anche questa volta c'è. Avatar cosplay cornuta, cosplay monocorna, Gesù, credo sia Gesù. E te non so chi sei, ma va bene. L'elfo, loro, Wolverine, che è uscito il film. Voto complessivo per tutti quanti 8. Ragazzi, ultimi 3 post, chi si aggiudicherà il 10? Ci sarà un 10? Andiamo a vedere. Tu che fai, non mi ricordo il nome, raga. E vabbè, andiamo avanti. Belle. Complimenti. Brave. Bravo.
Quindi 7 e mezzo per voi. Andiamo avanti. Ultimi due post. Raga, posso dirlo, i dettagli sono tanta roba, raga. Complimenti. Come zoomiamo, richiedo il VAR, quindi zoomiamo sui dettagli, vediamo i dettagli, la motocicletta, vediamo il paracoso sulla spalla. Posso dirlo, raga, complimenti. 9 e mezzo. Ultimo post. Se è l'ultimo post, vediamo così, ultimo post. Allora, ultimo post. No, questo è un reel. E niente, raga, per te 6 e mezzo, dai, 6 e mezzo. E quindi possiamo dirlo che ha sfiorato il 10, posso dirlo, l'ha sfiorato. Vediamo loro che queste sono le esibizioni, che evidentemente nessuno ha registrato il video delle esibizioni, e quindi niente, io non c'ero, quindi non si fa niente. Il Goblin, ragazzi, è tanta roba, raga, e niente, il voto più alto è stato lui con 9 e mezzo, ma sfiora pure il 10, posso dirlo, 9 e mezzo, quasi 10, proprio lì. Però ci sta, complimenti. Forse un po' più sporco di grasso del motore, proprio, vedo quelli sul corpo, però posso dire 9 e mezzo, quasi 10. Complimenti a Cromo Ninja. Bravo, mi piace, complimenti. Ragazzi, invece fatemi sapere qua sotto nei commenti, per voi qual è il cosplay da 10, se mi date ragione, qual è oppure il vostro cosplay da 10 tra quelli che abbiamo visto. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Che cosa uscirà? Non lo so, però qualcosa uscirà a venerdì. Va bene, ragazzi, iscrivetevi al canale Shogari!